Nell'ultimo mese le prospettive del quadro macroeconomico a livello globale sono complessivamente deteriorate. Le ragioni sono da ascriversi fondamentalmente ai downside risk che ad oggi circondano l'area dell'euro e la Cina, seppur per ragioni differenti. Ma partiamo dagli Stati Uniti d'America, perché sono l'economia che continua a fare bene, continua a mostrare dei dati molto solidi, soprattutto sul mercato del lavoro, e che quindi secondo noi continuerà a crescere sopra potenziale quest'anno. Le prospettive invece nell'area dell'euro, dicevamo, si sono un po' deteriorate, complice soprattutto l'evoluzione sul quadro geopolitico con le tensioni fra Russia ed Ucraina, mentre in Cina la situazione, ecco, che è cominciata ad essere più preoccupante. Perché? Perché c'è una recrudescenza di casi Covid che le autorità cinesi hanno deciso nuovamente di fronteggiare con estrema durezza, e quindi di tornare alla cosiddetta politica della tolleranza zero. Le prospettive dell'inflazione invece a livello globale sembrano evolversi in linea con quello che poi è il nostro quadro di riferimento, quindi l'inflazione è vicina ad un picco tanto negli Stati Uniti quanto nell'area dell'euro, mentre l'aspettiamo in accelerazione, ovviamente ci riferiamo sempre ad inflation, in Cina nella seconda parte di quest'anno. Le banche centrali continuano ad mantenere un atteggiamento piuttosto hawkish. La ragione qual è? La ragione è che il quadro macroeconomico, come dicevo prima, soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma in parte si può anche dire fino ad oggi nell'area dell'euro, rimane piuttosto solido. Basta guardare il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione dell'area dell'euro, vediamo che negli Stati Uniti siamo a livelli pre-Covid, nell'area dell'euro siamo addirittura sotto. Quindi con questa situazione le banche centrali, secondo noi, si sentono abbastanza confidenti che l'economia reale può gestire un tightening delle condizioni finanziarie. Cosa ci aspettiamo dunque? Ci aspettiamo di fatto un secondo trimestre che sarà caratterizzato da una retorica piuttosto hawkish delle banche centrali, in particolar modo della Fed e della BCE. Crediamo che da qui alla fine del secondo trimestre è probabile che i mercati siano costretti a apprezzare ulteriori rialzi rispetto a quelli già piuttosto aggressivi che sono prezzati fino a questo momento. Perché? Perché secondo noi da qui alla fine di giugno le banche centrali, la Fed e la BCE in particolare, non avranno dai dati quel feedback che gli suggerirà di rallentare nel loro approccio hawkish di politica monetaria. Ci aspettiamo che però i dati porteranno a più miti consigli le banche centrali nella seconda parte dell'anno, e fondamentalmente questo perché è legato a quello che è il nostro outlook sui salari. Negli Stati Uniti, dicevamo prima, ci aspettiamo la crescita salariale rallentare nella seconda parte dell'anno ulteriormente. Perché? Perché torna la forza lavoro. Nell'area dell'euro invece ci aspettiamo che i salari che la BCE al momento si aspetta in rialzo in realtà deluderanno le aspettative. Come posizioniamo i nostri portafogli? Abbiamo fondamentalmente deciso che era il momento di abbassare un pochino le vele del rischio, soprattutto nei portafogli equity. Quindi da una posizione di neutralità abbiamo scelto una posizione underweight. Perché? Perché ci aspettiamo che, sebbene il quadro macro, come dicevo prima, rimanga sostanzialmente costruttivo, soprattutto negli Stati Uniti d'America, pensiamo che ci sia spazio per le banche centrali per diventare ancora più hawkish di quello che hanno fatto vedere finora, e dunque per sorprendere i risk asset sul downside. Dunque abbiamo deciso di abbassare un pochino il nostro rischio di portafoglio, perché ci aspettiamo una correzione anche del 10% o se non di più nel secondo trimestre. Ciò detto, non crediamo però che questa eventuale correzione che noi ci attendiamo sia l'inizio di un bear market. Perché? Perché i fondamentali macro, dicevamo prima, rimangono solidi, e dunque ci aspettiamo che nella seconda parte dell'anno, complice anche delle banche centrali che un po' rallentano la loro pressione hawkish sulle aspettative del mercato, ecco che ci aspettiamo un equity che possa anche eventualmente rimbalzare dal terzo trimestre in avanti. Vedremo. Lato invece fixed income, in particolare bond governativi, abbiamo deciso
di rimanere costruttivi perché i tassi di interesse raggiunti soprattutto negli Stati Uniti d'America sono su livelli piuttosto interessanti, quindi sebbene ci può essere ancora un po' di volatilità andando verso la fine del secondo trimestre con il picco dell'hawkishness che ci aspettiamo dalle banche centrali, crediamo che a questi livelli abbia senso accumulare duration, anche perché vediamo che i tassi di interesse dovrebbero un pochino mollare nella seconda parte dell'anno, in linea con la nostra aspettativa che la narrativa inflattiva si dovrebbe un pochino sgonfiare e con essa anche la hawkishness delle banche centrali. Sul dollaro continuiamo a vedere un po' di trading range nel secondo trimestre di quest'anno, ma dal terzo trimestre in avanti invece vediamo un indebolimento del dollaro ed un rafforzamento in particolar modo dell'euro.